con il primo cittadino ai Sassari, Giuseppe Mascia. Poc'anzi lo stavamo dicendo, prima sì, che qualche piccolo problema tecnico sopravvenisse. Si scrive Torres, si legge Sassari, si scrive Sassari, si legge Torres. Mi sa che è così. Certo, perché è un binomio di identità sportiva, calcistica, cittadina. La Torres sta crescendo tanto in questi anni, ha fatto un bellissimo campionato l'anno scorso, è un esempio per noi perché significa che Sassari può crescere, può continuare a crescere e deve puntare in alto. Secondo noi Sassari può puntare in alto, la Torres è un esempio. Lo sport è un veicolo di inclusione, lo abbiamo sempre detto, e non è solo calcio, non è solo basket, non è solo pallavolo, pallamano, sono tutti quei ragazzi che riescono ad allontanarsi dai pericoli del quotidiano, dettati da questa vita talune volte troppo veloce e con dei sogni effimeri. Questo è uno di quegli sport che se non sudi non arrivi da nessuna parte. Sì, lo sport è inclusione, ma per me è anche qualcosa di più, è educazione. Fare sport significa educare se stessi, educarsi al sacrificio, educarsi agli altri, aprirsi agli altri, educarsi alle regole, rispettare le regole e quindi rispettare gli altri. Fare sport significa poter diventare cittadini consapevoli, quindi fare sport è una delle cose migliori che una società possa fare, perché investire su questo significa investire sulla cittadinanza. Signor Sindaco, la sua amministrazione si sta spendendo anche per rendere migliore e più fruibile tutte quelle che sono le componenti essenziali per fare sport, stadi, piscine e quant'altro. Un obiettivo preciso? Sì, noi abbiamo diversi obiettivi in tal senso. Investire nello sport in tutta la città, coprendo i diversi quartieri, coprendo le borgate, facendo in modo che la città possa trovare spazi dove fare sport, in questo senso inclusivi, che possa ritenersi la città una città fatta di progettualità sportive, in accordo con la Regione Sardegna, che sta investendo tanto in tal senso. Crescendo in questo modo possiamo crescere anche con nuove infrastrutture, nuove strutture, e Sassari cresce anche in questo modo. Buon lavoro e naturalmente forza! Sempre forza Torres!